legge di forza, ce l'ho fatta, il posto è bello, eh. Poi guarda, è un lavoro per 4 geometri. Ah certo, io altri 3. Ma guarda, devono ristrutturare 3 palazzine del centro storico qui. Vabbè, certo, no, cominciano domani i lavori. No, guarda, sono venuto prima perché il posto è talmente bello, mi piace talmente tanto che sono voluto venire prima da solo per godermi il mare. Ristorante, sì sì. Ma non lo so, beh, sicuramente un albergo. Ora scendo giù al centro storico, faccio un giro, chiederò a qualcuno. Guarda, è sempre meglio che in città. Va bene? Ti saluto. Sento, scusi, potrei chiedere un'informazione? No, mi rendo conto che è tardi, sono qui per lavoro, cercavo un albergo per dormire, mi chiedevo se lei magari potesse indicarmene uno. Signorina? Signorina? Mi creda, non sto cercando di importunare, sto realmente cercando un albergo. Immagino che in questa città meravigliosa un albergo ci sarà, no? State davvero cercando un albergo? Sì, veramente mi stavo chiedendo anche un'altra cosa, una curiosità. Per quale motivo lei fosse qui da sola a quest'ora? Semplicemente stavo guardando questa chiesa e pensavo che 5 anni fa mi si sarei dovuta sposare. Contento? Sa qual è il fatto? È che poi una nella vita prende altre vie, altre decisioni e quindi appunto decidi per altre strade. E lei è sposato? Beh, sto quasi divorziando. Mi dispiace. Beh no. Se avessi voluto prendere io altre strade all'epoca. Come ha fatto lei? A proposito, mi stavo chiedendo per quale motivo lei è voluta tornare davanti a quella chiesa, sul luogo dove in fin dei conti il suo matrimonio è sfumato. Non lo so neanche io. Ricordi. Sai che è proprio carina la sua maglietta. Io avrei dovuto sposare una come lei, tanti anni fa. Per favore, la smetta. Come ti chiami? Chiara. Ascolta, Chiara. Ti accompagno a casa. Sai una cosa? Questo maglioncino è proprio bello. Senti, facciamo una cosa, te lo regalo. E adesso?
torna a trovare. Buongiorno signora, scusi, io non so se ho sbagliato, mi sono permesso di entrare. Sto cercando una ragazza che si chiama Chiara e che credo che abiti qui perché l'ho accompagnata ieri sera, la conosce? Sì, sì, per favore. Senta signora, lei è la mamma di Chiara? Sì. Io ieri sera l'ho accompagnata a casa, adesso la cercavo. Lei ha accompagnato mia figlia qui a casa? Sì, qui a casa. Mia figlia è morta da 5 anni. Cosa mi sta dicendo? Senta signora, lei sta bene, ci sta con la testa. Io ci sto benissimo con la testa. Forse è lei che non ci sta bene. Mi faccia il piacere, esca fuori da questa casa. Ma io le assicuro che ieri sera l'ho incontrata in piazza davanti a una chiesa. Ma mia figlia è morta il giorno del matrimonio, mentre andava a sposarsi. Ha avuto un incidente e lei è morta sul colpo. E adesso lei mi sta facendo molto male. L'unica cosa che è rimasta di mia figlia e la sua tomba, qui, nel cimitero del paese. Vorrei offrirle un caffè, ma non mi va. E adesso se ne vada. Fuori da questa casa. Fuori da questa casa. Torna a trovare. Per quale motivo lei fosse qui da sola? Per quale motivo? Semplicemente stavo guardando lei questa chiesa. Fosse qui da sola, pensavo, 5 anni fa stavo guardando questa chiesa. Lei pensavo, fosse qui da sola, 5 anni fa mi si sarebbe dovuta. Semplicemente stavo guardando questa chiesa e pensavo, 5 anni fa mi si sarebbe dovuta sposare. Mia figlia è morta il giorno del matrimonio.